Appassionati di calcio a 5, ben trovati a Mondo Futsal, la rassegna del calcio a 5. Questa settimana altre interviste, approfondimenti e tutte le informazioni possibili su tutte le gare che si sono disputate. Ne parleremo tra pochissimo. Iniziamo la 15ª puntata di Mondo Futsal concentrandoci subito sul campionato di Serie B. La Serie A infatti è ferma per il campionato europeo in svolgimento in Serbia. La nazionale tra l'altro ha vinto nettamente le due gare disputate e ha già staccato il biglietto per i quarti di finale. Ma come detto andiamo a concentrarci sulla Serie B e con la Virtus Fondi che è caduta al Palatarquini contro la fortissima Ardenza Ciampino. 3-0 il risultato finale con le marcature di Mattarocci, Everton e Terron. I rossoblù di mister Rosigna avranno l'occasione di riscattarsi nel prossimo turno quando riceveranno al Palasport di Fondi l'Isernia, sconfitta nell'ultimo turno dalla capolista Capitolina Marconi. Ma andiamo a vedere la graduatoria. Al comando, come detto, la Capitolina Marconi a 38 punti, seguita da Ardenza Ciampino a 32 e Polisportiva Fel di Eboli a 30. Poi c'è Orte a 28 insieme al Lido di Ostia, 24 punti per Virtus Palombara, 22 per l'Isernia e 19 per la Virtus Fondi. A seguire il Torrino 17, Saviano 15, Salerno 10, chiude Campobasso a 6 punti. Ma andiamo a vedere com'è maturata questa sconfitta per la Virtus Fondi al cospetto dell'Ardenza Ciampino, il servizio concesso da Fondi Sal con le immagini di Luca Figuccio.
Per quanto riguarda il campionato di C1, ha osservato un turno di riposo, si è però disputata una gara importante, una gara di recupero della prima giornata tra la Gymnastic Studio Fondi e l'Albano, gara terminata sull'8-1 per i fondani. Allora andiamo a vedere il servizio realizzato per noi dalla redazione di Fondi con Luigi Velletri e Luca Napolitano.
Fermo anche il campionato di C2, ci concentriamo dunque sulla Serie D, sul girone unico e sull'ennesima vittoria della Virtus Latina Scalo che travolge il Real Fondi con un 5-0 senza discussioni. Per gli uomini di Mister Marracino non esistono soste, vince in trasferta l'Atletico Sperlonga sul campo del sempre ostico Monti Lepini. Il presidente Vaccaro sta puntando e consolidando la seconda posizione. Tiene la scia la Polisportiva Stella che regola il Frolla 92 sul proprio campo. In ascesa lo Sporting Terracina che supera le Forna Ponza e il Formia 1905 vittorioso sul Faiti. Salgono anche lo United Latina che batte il Marano da 5-1 e l'Accademia Sport che vince all'ultimo respiro sul campo dell'Atletico Rocca Massima. Tre punti importanti anche per il Golfo Spinei che strapazza il Città di Pontinia con un rotondo 7-0. Questa la situazione di classifica. Virtus Latina Scalo al comando, 51 punti. Distanziata di 11 lunghezze l'Atletico Sperlonga, 39 c'è lo Stella e poi a 30 lo Sporting Terracina. Seguono a 28 Formia 1905 e Monti Lepini, 27 lo United Latina, 25 l'Accademia Sport, 23 il Real Fondi e poi a 21 Flora 92 e Golfo Spinei, a 18 il Faiti, a 16 Città di Pontinia, a 14 il Maranola, 12 punti Rocca Massima, chiude le Forna Mare a 10 lunghezze. Nel prossimo turno il Real Fondi ospiterà l'Atletico Rocca Massima, l'Accademia Sport se la vedrà con il Formia 1905, il Faiti affronterà il Golfo Spinei e poi Città di Pontinia Monti Lepini, Atletico Sperlonga Sporting Terracina, Marano La Stella, le Forna Mare United Latina, chiude il programma il Flora 92 contro la capolista Virtus Latina Scalo. Termina così la 15ª puntata dell'8ª stagione di Mondo Futsal. Vi ricordiamo, vi rinnoviamo l'invito a seguire il nostro sito mondofutsal.net e a gustarvi le immagini di youtube.com/mondofutsaltv. È veramente tutto, grazie a Marco Dell'Orco per la regia e a quanti hanno collaborato per la realizzazione di questa nuova puntata. L'appuntamento è alla prossima settimana.